Amici di Planet TV, salve, benvenuti, noi siamo a Firenze, nel cuore di Firenze, siamo in via De Cinori, storica via proprio di Firenze. Nel cuore veramente. Bra, via Guelfa e Borgo San Lorenzo, Firenze. Non è possibile che esista un locale così grande, bello, immenso nel cuore di Firenze. Sì. Questo mega locale che si chiama appunto Club House. C'è il vento sotto. Il vento sotto. Bene. Allora, dicevo che c'è la pizzeria, il pub, il ristorante, la discoteca, il piano bar, c'è tutto all'interno di questo locale. Questa sera è inaugurazione, per la prima volta vediamo ed entriamo, vedete quello che succede, ancora non lo sappiamo. Siamo con Laura Toccafondi, Marco Vigiani. Andiamo a trovare qui i nostri amici Fabio, Duccio e Luca che gestiscono qua il Club House. Via The Club House. Meraviglioso, perché comunque c'è anche una sala per i più giovani, anche per i meno giovani se vogliamo, perché c'è comunque il piano bar, c'è un punto di ristoro, sia anche un po' più loft. Bar, il punto di ristoro, sì, ci sarà anche un po' di discoteca, insomma. Ci sarà sicuramente la discoteca. Ma sei informatissima. Sì, informatissima. E noi ti troviamo sempre qui? Mi troverete sempre qui. Qui. No, quando piove? Mi mettono un ombrellino. Poi ti avevo detto, devi parlare, prima ci siamo messi d'accordo per l'intervista, devi parlare bene di questo locale, poi di parlare bene del... Bellissimo uomo, devo dire, integrante. Eh? Intrigante. Un video integrale. Cioè... Bene, buon lavoro, cioè. Continua a non fare niente come se avessi. Continua a non fare niente, che non stai facendo niente. Non fai niente insieme a lei, vero? Lei ti dà la mano, lei ti dà la mano a non ma fare lei fugge, niente. Lei fugge. Ci puoi entrare? Possiamo entrare? Certo, prego. Penso che qui oggi è inaugurazione. Sì, inaugurazione sta andando benissimo, il locale è splendido come potete vedere. È molto bello, grande, però. Molto bello, sì. Quindi io consiglio un giro dentro, sicuramente. E Baus! Evviva! Ottimo! The way you dance is our criteria. The DJ takes you high. Le tears of joy. Grande sperimentatore di locali, eh. Ah, capito, grandi bei locali, quelli giusti. Sì, effettivamente se Club House ci porterà le donne anche, vero? Spero. Sei fidanzato? Sì. Come di trovarle? Sei già fidanzato? Che vuol dire? Tuo fratello? Fratello di Luca? Ah. In famiglia ci sono i Velini, il Moro e il Biondo. Ci pigliano un giro per sé. Paolo e Chiara, sì. Paolo e Chiara. Sì, vabbè. Te che invece ti chiami? Marzio. Marzio e Luca. Sì. Ha iniziato questa avventura anche tuo fratello. Sì. Infatti oggi è un po' agitato. Facciamone un bocca al lupo. Bocca al lupo, Luca. Io vengo, un po' di soldi glieli porto, però. Bene, bravo. E cosa mangerai te qua? Un po' di tutto, e che c'è da mangiare. Sì. Si mangia anche bene qua, quindi è una sicurezza. Club House con Planet TV. Buona, vero? Buona. Facciamoli bocca al lupo. Bocca al lupo. Al locale, alla vita e a tutti, eh? Lunga vita al Club House. Oh, I wanna hold you so much as long as love has arrived. Aspettate lo struscio qua davanti. Sì, brava, bravissima. Passano tutte le donne, guarda, passano. Ma Biondo o More le preferisce? Ma è uguale, ma a me, alla mia età, vado bene tutte. Poi ce la vogliono, facciamo. Moglie qua. Verrà con la moglie a mangiare qua. Sì. Oggi siamo per l'inaugurazione e abbiamo anche Andrea, noi siamo parte integrante di questo, lui è padre e io sono il zio di uno dei soci. C'è tutta la famiglia oggi. Per cui benvenga. Benvenga tanta gente così bella e solare qua al Club House. Vuoi farmi il gavettone? Aiuto! Guarda, mi vendico dopo, eh! Vado a prendere le bottiglie di birra perché abbiamo... Per agghiacciarti tutti i bollori con tutte quelle belle donne che sono passate di qua oggi. Non si è alzato gli occhi, non si è visto niente. Non avete visto sempre lì a scherzare, da bere. Quante birre! Troppe! Ma che birre sono? Particolari perché vedo... Artigianale. Birra artigianale, ne stanno prendendo tantissime. Bello, fate anche birra artigianale, è la tua specialità, vero? Ogni tanto ci provo. Come ti viene a te la birra artigianale? Nessun'altra bevuta. Impressionante. E ti chiami? Rami. Sono sotto i riflettori, ma... Sotto i riflettori.
Faccio saluto alle fans qui che sotto i riflettori. Grazie di tutto, complimenti, siete grandissimi. Complimenti a suo figlio Fabio perché oggi inizia un'altra nuova avventura e lui ne ormai ne ha iniziate tante. Davvero, davvero. Ti vanno tutte bene? Effettivamente, eh? Ma lei spero invece, vada bene anche qui. Lei quante avventure ha iniziato invece nella sua vita? Insomma, la prima la fu con una ragazza e non ci si trovò tanto bene. No, scherzo. Bello, no. Simpaticissimo, un ambiente veramente solare, ci piace. Clubhouse! Poco, ai secondi. Un compito importante in un ristorante. Per forza. Quindi prendi le donne per la gola. Certamente, è il mio mestiere. Muoiono tutte ai piedi allora perché sei bravissimo. Speriamo che non muoiano più che altro. No, no, andate a mangiare e muoiono, sarebbe un problema. Qual è la tua specialità? Un po' di tutto, fritto misto toscano, il coniglio alla mugellana, il pollo alla cacciatora, la curry, che ne so, tante, dipende da come ti svegli la mattina. Sei? Io, Quartararo Federico. Federico? Federico. Beh, la tua specialità qual è? Risotto e frutti di mare. Ti piacciono le cozze? Sì, vengo da giù, vengo dalla Sicilia. Perciò... Ah, hai capito, mi piacciono le cozze, vabbè io allora non vado bene. Oh, chi è questo bel ragazzo invece? Io aiuto. Aiuti? Ma non ti viene la voglia di rubare qualcosa mentre sei qui a aiutare? Perché tutto fa una gola? No, non lo so, ora forse sui dolci, però non c'è niente. Sì, perché c'è anche un tiramisù spettacolare. Dai gli antipasti ai primi, secondi, il dolce, qui è tutto da assaggiare al Clubhouse. Ti piace questo locale? Sì, è meraviglioso, sì. Esageri, un aggettivo? È il più bello in Toscana, di sicuro forse in Italia, può darsi nel mondo. Perché è grande, c'è un locale grande nel centro di Firenze, non è poco questo, perché sono tutti ambienti molto piccoli nel centro di Firenze, quindi... No, ce ne sono anche di grandi. No, non deve a dirlo, mannaggia. Ma che gli devo insegnare io? Questo è il più grande... È l'altro che abbiamo. Ah, sempre vostro, Abbiamo capito che qua c'è una cosa che sono sempre gli stessi, sono i proprietari insomma. Perché... Quindi questo è il più bello, avete fatto un lavoro straordinario, avete dato da mangiare a migliaia di persone, ma che poi che mangiare? Voi siete tre moschettieri sono qua, vieni qua Luca. Ma ci siamo imbarcati in questa avventura con gli amici di sempre, con Duccio e Luca e con tutte queste antane prematurate, insomma. Tutti sorridenti, sembra una famiglia, sembra che si divertono, sembra? Per ora, esatto. Hanno cominciato ora, Laura, ma bisogna vedere. Allora, come è andata? È andata benissimo, è andata molto bene, siamo contenti. Guarda che faccio sorridenti nonostante 15 ore di lavoro. Sono tutti in straordinario, poi ci danno tutti aumenti. Sì, no, fatto... Però, insomma... Lo straordinario... Fa così per amicizia. La prospettiva è che ci si passerà la serata dalle 7 del pomeriggio, un tardo pomeriggio per un aperitivo, una bella cena e poi si va giù a ballare e poi che succede? Succede, no? Si fa una cena in gruppo, si fa una cena più intima. Il piano di sopra c'è una saletta spettacolare. Saletta spettacolare, si mangia con 10 euro e si mangia anche con 50. Prezzo basso non vuol dire bassa qualità, vuol dire che chiunque può venire e mangiare bene, stare bene. Insomma ci si diverte tutta la giornata. Ma ci si diverte veramente, sì. Perché loro per primi si divertono, vero? Ognuno deve dire il loro nome e l'aggettivo su questo locale, su Black House. Elena, innovativo. Rami, unico. Leila, speciale. Io speciale? No, no, è locale. Stefano, fantastico. Federico, indispensabile. Indispensabile perché poi alla fine del mese, ho capito. Maria e Evo, fantastico. Allegria. Saverio Antani, perché non so che dire. Antani. Va benissimo. Super cazzo. Spermaturato, a destra. Certo. A destra mi guarda. Io Gabriele. Angelo, elegante. Elegante. Vero. Manuela, come ho detto prima, magnifica crew. Stefania, familiare. Walid, Red Bull. Ci spieghi. Allora, Malid ha scoperto ieri sera il Red Bull e la sua vita è cambiata. Goodbye Bangladesh. Gregorio, genuino.
Questa è la squadra vincente del Club House. Ciao Fiorentini, riappropriamoci della città di Firenze. Oggi è iniziata una grande avventura, è una cosa veramente innovativa e bella da vedere e da venire assaggiare qua a Firenze. Bravi! Che inizia ora una grande avventura del Club House. Planet TV.